Bene a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, in questo sesto Endmas. Allora ragazzi, come avete detto dal titolo, sì, mi sono infognato in una serie TV. Bene sì, mi è capitato anche a me. Dai. Comunque, vi volevo parlare di come l'ho scoperta, perché l'ho scoperta veramente a caso. Quindi iniziamo. Allora ragazzi, praticamente questa qua, perché la ripetono questa serie TV, la stanno ripetendo, perché già l'avevano fatta, la stavano facendo sulla 5, ed è, penso sia vecchia, non penso sia di adesso, non mi ricordo l'anno sinceramente, però penso sui 2011, non lo so, sarà una telenovela, come si chiama? Sì, sarà tipo come una telenovela, più che altro, penso. L'ho scoperta a caso che di notte non ero sveglio, tipo verso le 2 così, e iniziava sta serie TV, diciamo, perché alla fine è una serie TV, ci stanno, da quanto ho capito, ci saranno più di 150 puntate, eccetera, eccetera. Non so quanto sarà lungo, infatti. E non riesco più a non pensarci. Ti giuro, vi giuro, non mi è mai capitato. Cioè io, perché lo fanno solo il sabato e la domenica, e tutto il resto della settimana sto a pensare a quello. Mi sono fognato con una canzone che ci sta dentro e la sento tipo tutti i giorni della settimana, perché per come sto. E non mi è mai capitata una cosa del genere, mamma mia. Si chiama tipo Rebelde, che è tipo una serie TV, una telenovela, come chiamatela, non so come volete chiamarla, brasiliana. Strafighe, ci stanno strafighe, vabbè, lasciamo aperte. Ma se parlano tipo che loro stanno all'interno di un collegio, diciamo, per i ricchi. Questi qua sono tutti ricchi, tranne certi che hanno preso una borsa di studio, eccetera, eccetera. E ci stanno i soliti fidanzamenti, i soliti che si litigano, quella che mette zizzania per mandarli via, eccetera, eccetera. Poi non vi voglio spoilerare niente, che se magari vi può interessare pure a voi, ci sta. Mi sembra il sabato dall'1:45 fino alle 4, mi sembra, e il sabato solo dalle 2, mi sembra, e alle 4, non mi ricordo, perché fanno più puntate, e io sabato e domenica non dormo perché voglio vedermi questa serie. Vi giuro, non mi sono mai infognato così tanto in qualcosa. È la prima volta che mi capita e mi fa pure strano, perché mi sono rincoglionito, mi sembra di essermi rincoglionito. Poi se in un video vi faccio sentire la canzone e cioè, se capisce niente, manco io capisco. Mi piace solo perché la mettono nei momenti in cui quelli che se piacciono alla fine, ragazzo e ragazza, è tipo se visto i soliti effetti che se guardano da lontano, la luce dietro e come parte la canzone e si avvicinano, capito? Tutte queste cose qua. Sicuramente mi piacerà per quello, perché mi è rimasta impresso su sta cosa. Quindi ragazzi, sì, mi sono infognato in una serie TV. Dai. E per questo non dormirò per il resto della mia vita il sabato e la domenica, perché prima che fanno 150 e passa, penso siano puntate, morirò. Nel senso, se andiamo avanti di questo passo, morirò. Va bene ragazzi, per questo video penso sia tutto. Ditemi se anche voi la conoscevate, già l'avete sentita, oppure ora l'andrete a guardare. Fatemi sapere, perché a me piace, è carina, è bella, cioè non ci stanno così tanti effetti speciali. Però è particolare, cioè, poi come ho detto sono molto romantico io, quindi su ste cose c'è casco, mi c'è infogno proprio se ci stanno cose romantiche all'interno di film o telefilm o qualunque telenovela, serie TV, eccetera eccetera eccetera. Va bene, ripeto, per me è tutto. Allora ragazzi, se vi è piaciuto il video commentate, condividete, se non siete iscritti iscrivetevi, mettete like e
se volete essere salutati nel prossimo video commentate con hashtag Endmas. Quindi ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, cioè domani. Bella, vi aspetto, ciao.